Riguardo le carceri, lei ha detto che non si fa campagna elettorale sulle carceri perché non porta voti, e nella nuova legge di bilancio 36 milioni sono stati tagliati nei prossimi 3 anni. Come commenta questa direzione presa dal governo? A parte me e pochi altri, ha sentito qualcun altro lamentarsi di questo? Non mi sembra. Il carcere non porta voti, del carcere non importa quasi a nessuno, se non a pochi, quelli che di carcere si occupano da sempre. E quindi continueremo a fare questo, continueremo a parlare di questi temi, continueremo a cercare delle strade, delle soluzioni, continueremo soprattutto a sensibilizzare le persone che continuano a voler assolutamente concepire il carcere come una discarica sociale.